primo giorno per il nuovo Arezzo 2016-2017 targato Sottili. In attesa dell'arrivo dell'uomo più atteso, Davide Moscardelli, allo stadio comunale prima uscita per i tanti nuovi e per i reduci della scorsa stagione come Milesi e Capece e graditi ritorni come quello di Max Benassi. Gli Amaranto si alleneranno fino a domenica al Città di Arezzo, mentre verranno effettuate anche le visite mediche a gruppi. Il lavoro giornaliero prevede doppia seduta di allenamento, poi il trasferimento in Casentino. Dentro ci sono dei ragazzi della Peretti che valuteremo se potranno far parte del gruppo per tutta la stagione, oppure se sarà il caso per la loro crescita di mandarle a giocare in interregionale, dove hanno tante richieste, insomma, merito dell'ottima stagione che hanno fatto l'anno scorso. Cardelli non è arrivato. Arriva domenica. Considerando anche Moscardelli. Ce ne vuole un altro, ce ne vuole un altro trequartista, ci vogliono gli esterni. Insomma. Dietro manca solamente un terzino destro. Dietro manca solo un terzino destro, poi dietro siamo al completo. In mezzo al campo siamo al completo. E quindi c'è da completare l'organico. Diciamo così, considerando, mi piacciono i numeri, no? Il 2-3-1, c'è da completare il 3-1, la parte davanti, c'è da conoscersi, ma il messaggio è uno solo, che per fortuna si incomincia a lavorare e che si devono sentire fortunati per la possibilità di iniziare la stagione e quindi di poter lavorare, di essere sotto contratto, di poterlo fare in una piazza come Arezzo. Però la fortuna bisogna andarcela a cercare da soli e bisogna fare in modo che il lavoro ci porti prima di tutto a diventare gruppo, a diventare squadra. Poi allora non sarà precluso niente, però ora l'obiettivo è quello di conoscerci il più in fretta possibile, sapendo che nelle prime 4 sedute, nelle prossime 3 sedute sarà tutto spezzettato, perché a gruppi andranno a fare le visite mediche, quindi per me questa è una ripresa, gli allenamenti veri, il consolidamento di quello che sarà il lavoro sarà da sabato mattina in poi. Corsa, organizzazione, spirito di gruppo che fa pari con voglia di far fatica, che fa pari con aiuto reciproco, ok? Quindi, spirito di gruppo è un concetto che ne comprende altri, però corsa e organizzazione sono gli elementi che non possono mai mancare. In casa Arezzo è arrivato anche Enrico Berzotti in prestito dall'Hellas Verona. L'attaccante esterno classe 96 ha disputato l'ultima stagione nelle fila del Padova nel girone A di Lega Pro, dove ha collezionato 15 presenze. Nella stagione precedente 26 partite nella formazione primavera del Verona, mettendo a segno 6 reti. Vanta anche una precedente esperienza in Serie D nel Pordenone, dove ha disputato 23 partite e 4 gol. Già a disposizione di Sottili, Berzotti si è aggregato al gruppo.